Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Cultura della Camera, l'Onorevole Federico Mollicone, per parlare di una mostra che è già iniziata e che prosegue anche a Roma, che si intitola Alberto Bragaglia, oltre il futurismo. Allora, Alberto Bragaglia è stato un filosofo, un pittore futurista, uno dei fratelli Bragaglia, diciamo, fa parte di una dinastia che ha lasciato il segno nella storia dell'arte del nostro paese, ma è anche il meno conosciuto tra i futuristi. Allora, le volevo chiedere, che cosa avete voluto fare con questa mostra e soprattutto come spiega, diciamo, l'oblio che ha accompagnato la figura di Bragaglia, che pur godendo grande stima nell'ambiente, avendo fatto anche grandi opere, essendosi espresso anche in maniera, diciamo, avveniristica sullo sviluppo del mondo nel futuro, non ha trovato quello spazio che ci si sarebbe aspettati. Sicuramente questa mostra ha il merito di rilanciare un grande artista, un grande pittore, un grande, diciamo, eclettico filosofo che ha applicato la sua visione della vita, della filosofia all'arte e si è espresso attraverso l'arte. Ma per lui l'arte era un mezzo, non era un fine. Non voleva, tant'è vero che era in imbarazzo anche quando gli proponevano di promuoversi come artista, perché per lui l'arte era un linguaggio, era un'espressione della sua filosofia ed è molto interessante vedere come spaziasse appunto dalle arti figurative alle scenografie, anche a interessarsi di danza, di teatro, quindi è uno spirito molto eclettico. Lui andò sempre attraverso il futurismo e oltre il futurismo, pur avendo, insomma, il fratello tra i promotori, con casa d'arte Bragaglia, quindi poteva tranquillamente approfittarne. In realtà lui si fece un percorso che è un percorso innanzitutto filosofico, attraverso l'immagine, attraverso la sua profondità, e che grazie all'opera di Adrenalina, di Colloca, di Barbio Marinetti, viene adesso resa fruibile a tutti. E in più sulla capacità, appunto, grazie all'innovazione, con gli NFT, di generare opere d'arte da opere d'arte in maniera innovativa. Allora, che rapporto aveva lui con gli altri grandi futuristi diciamo, del nostro paese, Boccioni, Marinetti? Grandi rapporti di familiarità, di fratellanza e anche di mutua ispirazione. E il tema principale è sostanzialmente che, appunto, lui aveva un suo carattere molto accentuato verso la filosofia, verso il suo pensiero, e l'arte, ripeto, era un linguaggio talvolta anche esoterico, esoterico, quindi sicuramente gli interessava di più la ricerca che la formazione come artista. Quella era una conseguenza. Poi, appunto, grazie ai Colloca, padre e figlio, si è avuta la valorizzazione proprio come artista figurativo, ma in realtà dai suoi testi, dalle sue interviste, si capisce quanto lui fosse veramente disinteressato alla fama di artista, fosse più interessato a che il suo messaggio, anche attraverso l'arte, potesse arrivare. Lei ha detto nel corso della conferenza stampa che la rappresentazione di Bragaglia, delle opere di Bragaglia, avverrà anche nel metaverso. Me lo spiega? Questo lo spiegherebbe meglio sicuramente il curatore, ma ci saranno in futuro delle contestualizzazioni anche delle opere di Bragaglia in ambiti, diciamo, virtuali, creati grazie al metaverso. La sua forma di espressione pittorica si discosta un po' dallo stile, diciamo, ortodosso del futurismo che abbiamo conosciuto con Marinetti. Sicuramente lui, ripeto, ha attraversato il futurismo, lo rispettava, lo stimava, ma aveva una sua cifra artistica, una sua espressione artistica molto più, diciamo, originale, diciamo, che appunto andrà oltre poi quello che sarà il futurismo tradizionale. Ultima cosa, lei nel corso della conferenza stampa ha ricordato che lui aveva immaginato gli strumenti che noi avremmo utilizzato nel futuro. Allora, era influenzato in questa sua convinzione dalla Francia, anche da quello che aveva detto Verne
in un suo famoso romanzo Parigi nel XX secolo, dove aveva immaginato un futuro con i computer. Sì, il riferimento era proprio a Filippo Tommaso Marinetti, che nel suo scritto del 1915 descrive gli strumenti di innovazione in maniera impressionante, da brividi, che sono quelli che usiamo noi attualmente: la rete mondiale per i messaggi istantanei, i libri di Nickel, spessi pochi millimetri, che contenevano migliaia di libri, che ci ricorda un supporto, diciamo, molto utilizzato da tutti noi, di fatto un tablet. E poi tante altre, diciamo, quelle che potremmo definire proprio profezie innovative, che fanno di Filippo Tommaso Marinetti veramente un profeta dell'innovazione. E per quanto riguarda Alberto Bragaglia, sicuramente ha avuto la capacità di interpretare anche, diciamo, l'innovazione nell'uso delle diverse arti, per cui scenografia, testi, scritti, insomma, di essere molto multimediali e molto espressivi. Il rapporto col fascismo è un luogo comune quando si parla di questo artista e di altri artisti, di Beh, questa sì, corrente che. guardi, il futurismo tuttora ispira artisti in tutto il mondo, cantanti, musicisti, danzatori, pittori, quindi è un'avanguardia che ancora adesso è inattuale per molti versi. Grazie a Federico Moligone.